ufficiali, sottufficiali, graduati, comuni, in nome del Capo dello Stato. Riconoscerete voi, quale vostro comandante, il capitano di fregata Vittorio Giovannone. Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Venerdì mattina nel piazzale antistante il Circolo Nautico si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il capitano di fregata Marco Patrick Mincio e il parigrado Vittorio Giannone. Il comandante Mincio lascia il comando dopo 2 anni intensi per assumere il nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Una zona difficile piano culturale, economico, sociale ed infrastrutturale, sulla quale è stato necessario condurre un'intensa e costante attività di assistenza, supporto, controllo e contrasto che in qualità di comandante mi ha messo alla prova giorno dopo giorno. Uomini e donne del compartimento marittimo di Torre del Greco, questo è l'ultimo ordine che vi darò e mi aspetto che lo eseguiate ogni giorno con consapevolezza e sentita partecipazione. Siate sempre leali verso il vostro comandante, nella forma e nella sostanza di ciò che sarete comandati a fare, perché solo dalla lealtà nasce la fiducia e solo dalla fiducia nasce il rispetto. Siate tra voi equipaggio, ossia quel gruppo di persone che si sente unito dalla reciproca fiducia, dal rispetto l'uno per l'altro e dalla sicurezza della vicendevole solidarietà in ogni circostanza e in ogni avversità. Questo spirito è l'unica cosa che permette ad una nave di solcare i mari in tempesta e di arrivare sana e salva a destinazione. Ed una nave, come questa capitaneria, è fatta di persone prima che di mura e di regole. A te Vittorio il timone di questa nave, di questi uomini, certo che saprai governarla meglio di quanto fatto da me. Buon vento. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, viva la Marina Militare, viva l'Italia. Il neocomandante proviene dal reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, dove ha ricoperto incarichi a livello nazionale, europeo ed internazionale nel settore della pesca marittima professionale. La cerimonia si è svolta alla presenza dell'ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo della Campania e comandante del porto di Napoli, e alla presenza del personale militare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di Covid-19.